Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questa nuova guida su Valorant, come attivare il TPM. In questo caso non è che andremo direttamente sul BIOS e attiviamo il TPM, vi spiegherò anche per quelli che non ce l'hanno e per capire se potete supportare questo TPM sul vostro PC. Quindi in questo caso ragazzi, in descrizione vi ho lasciato un link che vi porterà sulla pagina per scaricare questa applicazione, il controllo di integrità PC per capire se avete il TPM senza che perdete il vostro tempo andando sul BIOS e cercando questo TPM. Quindi se tu adesso vai su questo link, cominci a scaricare questo setup, lo installi e apri questo integrità del PC in breve. E quindi andiamo su controlla ora e come puoi vedere a me il TPM 2.0 abilitato su questo PC. In caso non abbiate questo TPM 2.0, significa che dovete per forza comprarlo a parte e collegarlo alla vostra scheda madre. Mi sono informato su queste cose, ho trovato anche una guida di questo tecnico che ha comprato questo TPM, come puoi vedere, ha installato il suo TPM 2.0, quindi Trusted Platform Module 2.0 sulla sua scheda madre e poi è andato sul BIOS e l'ha attivato senza problemi. Quindi, eccoli qua. Quindi, per quelli che hanno una scheda madre più aggiornata di oggi, possiamo attivarlo direttamente sul BIOS. Per quelli invece che hanno una scheda madre un po' vecchiotta e non hanno questa sicurezza nella scheda madre, dovete per forza comprarlo a parte e installarlo sulla vostra scheda madre. Quindi io adesso spengo il PC e vado direttamente nel BIOS. Ora mi resta che accendere il PC. Dell che cance, quindi F 12 canci faccio. Ok, ci siamo. Ho premuto il tasto cancella, delete cancella F12. Poi dipende da cosa ti dirà il BIOS per accedere a questa schermata. Quindi andiamo un attimo su. Questa è la schermata iniziale, la vostra scheda madre più aggiornata, scheda madre di oggi. Vado un attimo su Settings, Security, Trusted Computing e come puoi vedere a me il TPM 2.0 c'è nella mia scheda madre. Quindi come ho detto, se non avete questo TPM installato nella vostra scheda madre, dovete per forza comprarlo a parte e collegarlo alla vostra mobo. Quindi eccolo qua, Secure Device Support. Se ce l'avete e ce l'avete disabilitato, fate abilita. Se qua già avete anche TPM State disabilitato, abilitatelo, ok? Una volta fatto, premete F10 e salvate. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione su questa nuova guida su Valorant, come attivare il TPM e farlo partire. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial e mi raccomando, iscriviti, lascia like e attiva la campanellina. Ciao.